nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Iniziamo il cammino quaresimale, l'abbiamo iniziato da pochi giorni con la celebrazione del mercoledì delle ceneri. Oggi viviamo la prima domenica di quaresima. È un momento in cui il Signore viene tentato nel deserto, lo sentiamo come nostro fratello. Sembra un po' metterci in guardia, porre delle attenzioni per non cadere nelle nostre fragilità. Chiediamo questa forza e per le volte invece in cui siamo caduti nelle nostre fragilità, chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare, Kyrie eleison. Cristo che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori, Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: quanto a me, ecco, io stabilisco la mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco la mia alleanza con voi. Non sarà più distrutta alcuna carne dall'acqua del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi per tutte le generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra. Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi, e ogni essere che vive in ogni carne, e non ci saranno più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne. Parola di Dio. Grazie a Dio. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Perché sei tu il Dio della mia salvezza.
della tua bontà, Signore. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua vita. Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio. Messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito, e nello spirito andò a portare l'annuncio anche alle anime prigioniere, che un tempo avevano rifiutato di credere, quando Dio, nella sua magnanimità, pazientava nei giorni di Noè, mentre fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Quest'acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. Non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù Cristo. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze. Parola di Dio. Sembra che
quasi non ci ricordiamo più, anche se siamo stati devastati, anche se ci sono stati dei danni, non solo fisici, naturali, ma anche interiori, morali. Ma quando sentiamo un segno di alleanza tra il cielo e la terra, diciamo che bello. Ecco, la parola di Dio di oggi vuole ricordarci proprio questo. Siamo fragili, viviamo tentazioni, sofferenze, dolori profondi, ferite intime, ma c'è sempre come finale l'arcobaleno per Dio, la sua misericordia, la sua alleanza, la sua vicinanza. Non sentiamoci disperati e smarriti, Dio non ci abbandona. Ecco, è un po' il messaggio che raccogliamo soprattutto dal Vangelo di oggi, molto sintetico, a differenza degli altri anni A e C, dove leggiamo il Vangelo di Matteo e di Luca, dove sentiamo bene le tentazioni precise, il pane che deve, la pietra che deve diventare pane, buttati giù dal pinnacolo, arriveranno gli angeli a prenderti, tutti i regni della terra saranno tuoi. Marco è più sintetico, è più incisivo. Ci ricorda alcune caratteristiche per dirci che Gesù vuole condividere con noi la vita, farsi sentire fratello in profondità, in tutto e per tutto, perché una delle prime tentazioni che abbiamo tutti è quello dell'inarrivabile. Signore, sei troppo lontano, sei troppo distante, sei troppo perfetto, mi stai chiedendo delle cose che non ci arrivo, non ce la faccio. Sono troppo distanti, sono troppo fragili. Ecco il motivo per cui condivide quell'esperienza della tentazione. E la condivide con una caratteristica, la presenza di Dio. Il Vangelo di Marco ci ha ricordato che lo Spirito sospinge Gesù nel deserto. Quasi lo accompagna, lo prende per mano. Noi abbiamo sempre un po' un'altra tentazione religiosa, liturgica. Quella di invocare Dio un po' a bacchetta. E vedo anche un po' che questa tentazione prende piede. Adesso invoco lo Spirito e allora siamo a posto. Viviamo nello Spirito, siamo nello Spirito, agiamo nello Spirito. Io non credo tanto a questi automatismi. Credo che sia lo Spirito che invoca noi e a volte non ce ne accorgiamo. E a volte ci porta a vivere delle esperienze come ha portato Gesù nel deserto, che forse siamo capaci di leggere a ritroso, passate. Pensiamo alla nostra vita e proviamo un po' a chiederci, come una geografia cronologica della nostra esistenza, abbiamo passato tanti momenti, tante situazioni, davanti a tante persone, con gioie e sofferenze, ma proviamo un po' a chiederci, non dove ho invocato lo Spirito, santamente è una bella cosa e giusta, ma dov'è che lo Spirito mi ha guidato? Dove mi ha portato nella vita per farmi capire le cose? E generalmente faccio fatica a farne una lettura presente, ne faccio sempre una lettura passata. Riguardo un attimo la mia vita e dico, ma guarda un po', dovevo proprio passare di là. E in quel momento non me ne sono mica reso conto, anzi, me la sono persino presa con Dio che mi aveva lasciato solo. Adesso dico, guarda, mi ha fatto passare di là, poi di là, poi di là, per farmi capire la vita, per farmela approfondire. Ecco il motivo per cui lo Spirito a volte ci guida. Non soltanto siamo noi a invocarlo perché ci guidi, perché la tentazione della bacchetta magica è sempre attuale nella vita di fede di ogni credente. Muoviamo Dio come un maestro d'orchestra muove un'orchestra, sperando che ci sia un suono meraviglioso, stupendo, bellissimo. E poi a volte questo non avviene. Ecco, forse bisogna ribaltare la situazione. Dov'è che Dio mi sta guidando? Dov'è che lo Spirito mi prende per mano? Dov'è che mi porta anche nel deserto? Il deserto è un luogo particolare, ci ricorda i 40 anni della vita di un popolo che ne ha vissute di tutte le specie, dalle momenti più gioiosi, ai momenti più dolorosi, ai momenti di abbandono a Dio, la nostra vita. 40 nella Bibbia vuol dire la vita. Gesù che va nel deserto ed è tentato, è per dirci, oh ragazzo, sarai tentato tutta la vita. È la vita il deserto,
è la pienezza, è tutta l'esistenza. Allora come la affronta Gesù questa esistenza? Come ci aiuta ad affrontare questa esistenza Gesù? Che indicazioni ci dà? Che motivazioni ci dà? Ecco, credo che la prima sia quella di avere una consapevolezza che siamo tentati e che la tentazione non è un peccato, è la realtà umana, è la caduta in peccato. E quando la tentazione, che generalmente è sempre molto appetibile, si presenta molto bene, lo dico da settimane, se c'è una presenza del male non si veste male, il male si veste sempre bene, ha sempre delle prospettive attraenti, vuole sempre offrirsi come la cosa migliore che posso attuare nella mia vita, la felicità più grande che posso toccare. Non si veste male col forcone con la coda a farci paura, si veste bene il male. E allora in questa prospettiva la tentazione è la realtà che viviamo tutti, io in primis, siamo sempre, continuamente, in quella condizione di dire c'è un'opportunità. La possibilità è quella di lasciarmi prendere un po' dall'istinto, lasciarmi prendere un po' da quella che la parola di Dio definisce la carne, che non è solo l'aspetto sessuale, ma l'aspetto della condizione umana, è la fragilità della mia vita. E molte volte mi faccio prendere il denaro, il possesso, il piacere, sono tante le tentazioni, dicevo, Matteo e Luca le specificano accuratamente, Marco le sintetizza, per dirci queste sono. Allora, da una parte posso farmi prendere dall'istinto, per racchiudere in una parola le nostre reazioni, dall'altra parte posso farmi prendere dalla scelta. È un bene o un male? Dico sì o dico no? E come posso vincere queste tentazioni? Perché l'ha portato nel deserto e non in mezzo a una città? Perché l'ha portato nel deserto e non in mezzo alla gente? Perché l'ha portato nel deserto e non in un luogo di preghiera, una bella chiesa, il Tempio di Gerusalemme? C'erano molte altre opportunità. L'ha portato nel deserto perché il deserto è il luogo dell'essenziale. E noi diremo di sì o diremo di no a qualsiasi tentazione se andiamo all'essenziale. E se non ci arriviamo, ci fermiamo prima e ci caviamo tranquillamente, naturalmente. Perché andiamo a cercare l'abbondanza, cioè che cosa può darmi di più? Che cosa può rendermi di più? Che cosa può offrirmi di più quella tentazione? Ed è normale, ci cado dentro. Il deserto è luogo arido, è luogo faticoso, ma è anche luogo intimo. Quando noi facciamo un momento di riflessione nel nostro essere cristiani, lo chiamiamo deserto. Perché abbiamo bisogno di essenzialità, non andiamo con il bagaglio di tutto quello che abbiamo in casa, andiamo con uno zainetto, andiamo con un quaderno, andiamo con una Bibbia, andiamo con l'essenziale che ci serve per riflettere, per pregare. Ecco perché viene portato nel deserto, perché da altre parti avremmo potuto, e possiamo farlo abitualmente, trovare dei compromessi con la mia religione, compromessi con gli affetti, le persone che amo, compromessi con la quotidianità della vita, compromessi col lavoro, compromessi. Ecco, no, togliti tutto, vai nel deserto, non c'è nessuno, ci sei solo tu, tu e Dio. È essenziale la vita, è stupendo questo luogo. E ne riuscissimo sempre a trovarmi. Guardiamo la vita con altre prospettive. Io dico sempre, chi arriva dall'essenziale generalmente è molto attento all'abbondanza. La centellina al grammo, tutto diventa prezioso, non butta via niente, perché è abituato ad una modalità di vita, poi può anche trovarne un'altra, ma è nato con uno spirito interiore del rispetto delle cose, degli altri, che con attenzione, con cura, in modo capillare. Quando nasciamo nell'abbondanza, purtroppo, molte volte buttiamo via un mucchio di cose, perché non ci abituiamo più all'essenzialità, non sappiamo neanche cos'è, anzi cerchiamo di rifuggirla, perché sembra sempre di perdere qualcosa. Ecco, Gesù ci dà questa indicazione molto bella e quindi ci dice, se vuoi cominciare a affrontare le tue tentazioni, prova un po' ogni tanto a fare deserto nella tua vita, no? Ha passato del tempo di silenzio, ecco, quindi
E ha anche capito un'altra cosa, che è difficile essere fedeli a Dio. Nel deserto, nella tentazione, molte volte cadiamo, parliamoci chiaro, siamo tutti un po', è una grande libertà che Dio ci ha dato, ma tante volte ne usciamo sconfitti. Gesù non ne esce sconfitto, anzi ne esce vincitore, ma non vincitore perché è più bravo, perché ha rispettato la sua dignità di persona, ha saputo rispettare quell'aspetto che molte volte è un po' la cartina intorno al sole nel vincere la tentazione. Quello che ti offre la tentazione è la tua dignità, è la dignità dell'altro. E noi ci accorgiamo subito che cambiano le prospettive. Su qualsiasi campo ci troviamo, qualsiasi offerta ci viene data, se ragioniamo sulla dignità nostra e degli altri, non tanto sulla paura di Dio, o non soltanto, ci può anche essere, ma credo che quando perdiamo, non perdiamo gli occhi di Dio, di Dio non li perdiamo mai, perdiamo la nostra dignità. Quando cadiamo in certe situazioni, perdiamo la nostra dignità di essere umano. Ecco il motivo per cui Gesù ci aiuta un po' a vivere. È tutta la vita, 40, 40 giorni, 40 anni, tutta la tua vita. E in questa tutta la tua vita hai queste opportunità. Hai l'opportunità di essere riuscito e sconfitto e hai l'opportunità di uscirne vincitore. E credo che molte volte, non so se l'abbiamo sperimentato, ma credo che sia molto bello di tanto farlo, no? Quando usciamo da qualche tentazione in cui avremmo avuto l'opportunità, ma non l'abbiamo sfruttata, e ci chiediamo, la dignità l'ho recuperata, l'ho salvaguardata, è ancora mia, ma forse ho trovato anche un po' di felicità, che non l'ho abbinata alle cose che la vita poteva offrirmi, ma l'ho abbinata alla mia dignità. Siamo felici quando dignitosamente viviamo, quando invece ci lasciamo andare generalmente manca sempre quella felicità, c'è sempre qualcosa che stride. E in quel deserto Gesù incontra tre personaggi: Satana, le fiere, le bestie feroci e gli angeli. Noi siamo abituati ad usare questi tre termini in modo molto personale, sicuramente ha incontrato il diavolo con Forcone, che l'ha tentato, che l'ha provato in mille modi. Io dico sempre, se il diavolo viene solo da me, ne lasci più di 7 miliardi da soli, buon diavolo, prova un attimo a trovare un'altra forma. Non sono figure personali, non c'è un angelo che svolazza attorno a Gesù, non c'è un leone che li per sbranarlo, sono le figure a cui veniamo a contatto nella nostra vita. La nostra vita ha il potere di Satana, cioè il male. Le volte in cui viviamo pensiamo solo noi stessi, c'è qualcosa che ostacola il nostro cammino di felicità, ci lasciamo prendere semplicemente dalla carne, quindi dalla nostra passione, siamo egoisti. E non voglio trasformare il demonio in qualcosa di aleatorio, ma non voglio neanche che sia una personificazione che si rivolge semplicemente a me. Non è questo, è la realtà che sta muovendo sicuramente e che mi avvolge. Molte volte mi avvolge l'egoismo, molte volte mi avvolge un'opportunità di male, molte volte mi avvolge l'istinto nella reazione. Ecco, Gesù davanti a questo Satana, che è poi il male che c'è nella nostra vita, che c'è nella mia vita, che sono le opportunità in cui posso vivere il male nell'esistenza. Ecco, la tentazione è la tentazione dell'opportunismo. E poi ci sono le fiere, che non sono le eunuchi, ma sono i vari regni del mondo. I babilonesi erano impersonificati come il leone, i persiani come l'orso. Quante volte ci troviamo davanti al potente? Quante volte l'umano si trova davanti allo sfruttamento di qualcuno più potente, che fa da fiera? Le fiere che cosa sono? Sono più potenti di altri animali. Avete mai visto un leopardo rincorrere, non so, un cerbiatto, o qualcosa che sa benissimo che sarà la sua fine? Un lupo rincorrere un agnello. Che cosa si è fatto Gesù, lupo o agnello? Sapeva benissimo di essere sbranato, però si è offerto. Non ha scelto qualcosa che potesse diventare semplicemente debole. Diventava più forte dell'altro perché l'altro guardava solo lo sbranare. Sono le fiere del mondo, e credo che ce ne siano molte in tante situazioni, e questo periodo pandemico credo che molte volte li abbia anche manifestati, gli interessi propri.
gli interessi di una nazione, gli interessi di una particolarità. E poi ci sono gli angeli, che sono tutte le situazioni che nella nostra vita troviamo di persone a servizio, di persone disponibili. Che cosa diciamo a una persona quando ci fa un profondo piacere, un grande piacere? Sei un angelo. Diciamo che ha un'espressione angelica, un'espressione bella. Ecco, vedete, nella nostra vita troviamo persone che a volte ci offrono del male, situazioni di egoismo che esprimiamo, troviamo persone che hanno potenza, che vorrebbero sopraffare le nazioni e le persone, troviamo anche persone disponibili, tutta la vita. Ecco, sono le opportunità che in questo deserto oggi Gesù vuole donarci. Allora, che cosa ci chiede alla fine per entrare in questo deserto positivamente, per entrare nel regno di Dio? Ci chiede una conversione e credere al Vangelo. E noi molte volte pensiamo che la conversione sia soltanto un'espressione personale. Devo cambiare qualcosa di mio che non funziona. Forse devo cambiare la mia idea di Dio. Gesù è venuto a dirci, guarda che la legge che hai avuto fino adesso non funziona, perché opprime il debole. E invece tu devi metterti a servizio del debole. Credere al Vangelo vuol dire una novità di vita, è un modo diverso di vivere l'esistenza. Altrimenti continuerai a correre dietro le tentazioni giustificate dalla legge che ti permette, pensate domenica scorsa, quel lebroso escluso da tutto e da tutti, ti permette di escludere, ti giustifichi anche. No, mettiti a servizio, come ha fatto Gesù domenica con il lebroso. Ecco, allora credere, convertirsi non è solo un cambiamento morale, un cambiamento visionale, un cambiamento di idea, un cambiamento di prospettiva, un cambiamento di fede. Credi che Gesù è venuto a portare una novità, che è proprio quella del Vangelo, una buona novella, un annuncio diverso di vivere la nostra vita da umani e da credenti. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, come Gesù che prega il Padre nel deserto, ci affidiamo a colui che ci può liberare da ogni male. Diciamo, Padre di misericordia, ascoltaci. Per la Chiesa, perché annuncia a coloro che lottano contro la violenza e la discordia la Pasqua del Signore, che vince il male del mondo con la potenza della sua risurrezione. Preghiamo. Padre di misericordia, ascoltaci. Per coloro che lottano contro le mafie, la corruzione del potere, il traffico di esseri umani
e tutte le opere del principe delle tenebre, perché servendo il Vangelo portino all'umanità sfigurata la vittoria della croce di Gesù. Preghiamo. Padre di misericordia, ascoltaci. Per quanti si sentono scoraggiati e senza forza per affrontare le prove della vita, perché in Cristo e nel suo regno trovino il conforto e la forza per vincere la tentazione della disperazione. Preghiamo. Padre di misericordia, ascoltaci. Per noi più riuniti, perché obbedienti alla parola e nutriti dall'Eucaristia, attingiamo da Cristo, vincitore del maligno, la forza per vincere le seduzioni del mondo e dei suoi idoli. Preghiamo. Padre di misericordia, ascoltaci. Padre, con sincerità e fiducia ti abbiamo presentato la nostra preghiera, accoglila e esaudiscila secondo la tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Cesare, i presbiteri, i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Lasciandoci guidare dallo Spirito e dall'amore di Gesù, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con lo sguardo di Cristo ci scambiamo un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla
Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da te. Possa il tuo amore chiamare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo, così sia. Preghiamo. Ci hai saziati, oh Signore, con il pane del cielo che alimenta la fede, accresce la speranza e rafforza la carità. Insegnaci ad avere fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che tutti i venerdì alle ore 17 c'è l'adorazione eucaristica e nel periodo quaresimale la Via Crucis prima della celebrazione dell'Eucaristia. Ricordo anche che la diocesi di Susa ha aperto l'opportunità della quaresima di fraternità, che è un po' una caratteristica. L'elemosina è una delle dimensioni che vengono un po' sollecitate al nostro essere credenti. Quest'anno la quaresima di fraternità avrà due finalità: un edificio che diventerà scuola elementari e medie in Togo, dal costo di 25.000 euro, il costo previsto, e l'esperienza sempre di bambini nel centro infantile a Mochico in Mozambico, per favorire l'educazione di bimbi in età di scuola materna e il relativo mantenimento, garantendo almeno un pasto al giorno. Il costo previsto è di 8.800 euro. Faremo una domenica e un weekend particolare in questa quaresima verso la Pasqua, proprio a motivo di questi due progetti. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo e portiamo la pace. Una buona domenica, una buona quaresima e anche e soprattutto a coloro che ci seguono da casa. Buona domenica.